Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita, ho deciso di mettere insieme una piccola serie di video informativi, rapidi, veloci, per permettervi di imparare di più e spero che vi possa aiutare a trasformare il vostro fisico. Oggi voglio parlare di una cosa che si chiama il Mind-Muscle Connection. Sinceramente, questo concetto l'ho sentito sempre da quando ho iniziato la palestra, ma non ci ho mai veramente fatto troppo caso. Che cos'è il Mind-Muscle Connection? L'avete sicuramente sentito da Arnold e da tanti altri bodybuilder dell'epoca. È praticamente quando fai un movimento, ad esempio un bicep curl, ti concentri veramente a sentire il muscolo corretto contrarre per tutto il movimento. Io spingevo tanto di carico, non importa se era un movimento composto o di isolamento, provavo sempre ad aumentare il più possibile il carico. Sono arrivato però ad un certo punto in cui ero molto forte, però il mio muscolo non era cresciuto così tanto, soprattutto i bicipiti erano un po' indietro. Allora che cosa ho deciso di fare? Mi sono letto della ricerca scientifica e ho trovato una ricerca che diceva che avevano preso due gruppi di persone e avevano sottoposto un gruppo a fare un allenamento per i bicipiti con un carico elevato, mi sembra che era il 75% del loro massimale di una ripetizione, e il secondo gruppo invece che aveva semplicemente contratto il bicipite senza alcun carico esterno, quindi letteralmente solamente così nell'aria, e dopo mi sembra 8 o 12 settimane la crescita era stata identica. Questo mi ha fatto un attimino scioccare e mi ha fatto pensare veramente a questo fatto, appunto, il mind muscle connection, che potrebbe essere una cosa vera. Cosa voglio dire con questo? Non è che è una cosa speciale, magica, che ti farà crescere più un certo gruppo muscolare, però se ci pensate, quando voi andate a sollevare, ad esempio fare un bicep curl, quanti gente vedete in palestra che non fanno assolutamente un movimento corretto e che sembra che alzano la spalla, alzano la schiena per alzare il muscolo? In Mind Muscle Connection l'obiettivo primario è di letteralmente prendere un peso leggero. Una volta che alzate quel peso, sentite veramente ogni singola fibra nel bicipite che lavora. E questo è Mind Muscle Connection, pensare veramente al gruppo muscolare che state provando a lavorare e sentire la contrazione solamente ed esclusivamente in quel gruppo muscolare. Molto spesso questo vuol dire diminuire il carico che sollevate, che sembrerebbe un po' counterintuitive, perché vi ho sempre detto: ah, dovete applicare il sovraccarico progressivo, dovete migliorare la forza, dovete aumentare di peso ogni sessione, e questa è un po' una controindicazione, però vi voglio veramente far capire che cosa intendo. Per un movimento composto fate forma corretta, provate a sovraccaricare il più possibile. Un movimento di isolamento, pensate al muscolo che state provando a lavorare e quando faccio ad esempio il bicep curl magari abbassate un po' il carico, però fate un movimento corretto in cui mantenete la tensione costante e contraete perfettamente il bicipite. Questo è il mind muscle connection. Non serve a rimpiazzare il sovraccarico progressivo, perché non è che semplicemente ora, quindi se tu elimini tutto il carico inizia a crescere, non è assolutamente così. Movimenti composti dovete comunque sovraccaricare per crescere, la prima legge muscolare è il sovraccarico progressivo. Ma voglio che pensate veramente, la prossima volta che entrate in palestra, metti che fate lat machine, non pensate a sovraccaricare e aumentare di peso, usate un peso basso, provate veramente a sentire la contrazione nel vostro lat. Stessa cosa fatelo per i bicipiti, fatelo per i tricep, fatelo per ogni gruppo muscolare dove sentite veramente la contrazione. Ad esempio i cable flies, non dovete aumentare di peso per fare appunto i cavi così per il petto, non dovete semplicemente aumentare di peso, ma scegliete un peso basso, iniziate dal basso e sentite veramente la contrazione nel petto. Quindi voglio che sentiate veramente il petto che fa il movimento e non è semplicemente il braccio che fa così, bensì il petto che chiude. Questo è il mind muscle connection, e da quando ho iniziato ad applicarlo, è vero, ho abbassato, ho ridotto un po' i carichi, però devo dire che sto sentendo molto di più, anche se il carico è più leggero lo sento molto di più perché sto facendo finalmente il movimento corretto. Ci è voluto un po' per veramente capire come attivare i bicipiti, ma penso finalmente di esserci riusciti. Torno sempre al bicipite perché è sempre stato il mio punto debole e penso che non riuscivo mai ad attivarlo correttamente. Anche se ero forte, facevo con 20 kg di manubri, riuscivo a fare il curl, però non sentivo lo sforzo proprio del bicipite in sé. Da quando ho iniziato ad applicare la Mind Muscle Connection, diminuire il carico per sentire veramente quanto riesco a sollevare col bicipite, sentire la contrazione totalmente, secondo me sto notando molti più progressi. Quindi vi consiglio di farlo a tutti voi, piccolo tip della giornata. Prossima sessione che fate in palestra, dimenticatevi dei carichi che sollevate e provate semplicemente ad attivare la Mind Muscle Connection quando fate soprattutto movimento di isolamento. Abbassate il peso e pensate veramente a contrarre al massimo il gruppo muscolare che state provando a lavorare. Questo è il mio consiglio, secondo me
vedrete che riuscirete ad attivare molto di più i lat, anche con un peso inferiore sentirete di più la schiena, le spalle, i bicipiti, i tricipiti, il petto, eccetera eccetera. Ve lo consiglio, fatemi sapere se l'avete provato, cosa ne pensate anche voi nei commenti. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, buttateci un like se vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.